È bastato un solo quarto d'ora di pioggia ieri per allagare cantine, garage, provocare frane, smottamenti, fango. Una bomba d'acqua piovuta dal cielo intorno alle 19:15 è riuscita a buttare giù alberi, rami e a interrompere le linee elettriche con conseguente blackout. A pagare la conta dei danni è stato soprattutto l'entroterra pesarese, in particolare il comune di Cartoceto, dove la scalinata del centro storico si è trasformata in un torrente. E come se non bastasse, lungo un tratto di 50 metri di via Marcolini, nei pressi di un'abitazione privata, è ceduta una grotta. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri e assieme a loro il sindaco Enrico Rossi. Purtroppo le abbondanti precipitazioni hanno creato questa infiltrazione lungo via Marcolini che ha causato, come vediamo qua, alle mie spalle, un parziale cedimento di una grotta. In corrispondenza, di un tratto di via Marcolini, dunque abbiamo dovuto purtroppo precauzionalmente chiudere questo tratto di strada, alla viabilità. Già stamattina, una ditta è qua sul posto per un intervento di puntellamento della grotta e di prima messa in sicurezza, così da ripristinare nel giro di 48-72 ore al massimo, insomma, la viabilità, stradale, soltanto ovviamente per mezzi leggeri. E sin da subito ci siamo ovviamente anche messi all'opera per un progetto poi definitivo, di messa in sicurezza, completo della grotta e quindi poi di ripristino della percorribilità stradale a tutti gli effetti. Nel frattempo, alcuni residenti del tratto interessato sono rimasti isolati nelle loro abitazioni. Purtroppo i residenti che abitano dietro questo tratto di strada di via Marcolini chiuso sono rimasti isolati perché poi alle loro spalle hanno il tratto di Piazza Marconi che purtroppo a tutt'oggi è ancora chiuso e per il quale inizierà l'intervento di ricostruzione la prossima primavera. Quindi ecco perché, insomma, abbiamo subito optato per intervenire con immediatezza per la messa in sicurezza e per quindi ripristinare immediatamente la percorribilità stradale. E ancora diversi danni si sono registrati anche ad Acqualagna, Fermignano, Cagli, San Costanzo. Nei due centri capoluogo, Pesaro e Urbino, le decine di interventi dei vigili del fuoco hanno registrato soprattutto la caduta di alberi e rami, con qualche smottamento tra Santa Maria dell'Arzilla, Candelara e Querciabella. I problemi maggiori si sono verificati nella strada provinciale 32 a Santa Maria dell'Arzilla, dove gli uomini della provincia, assieme ai vigili del fuoco, hanno lavorato senza sosta fino a mezzanotte per il ripristino della viabilità. Così anche nella strada provinciale che porta da Montefabbri a Pontevecchio, oltre che nella provinciale 80 di Monbaroccio, dove gli operatori della provincia sono intervenuti a causa del cedimento dell'asfalto. Il forte acquazzone non ha risparmiato nemmeno Acqualagna, dove oltre all'allagamento di garage e scantinati, in alcune abitazioni è andata via la corrente elettrica per alcune ore. Poi la squadra dell'Enel si è attivata per ripristinarla e nel giro di qualche ora la situazione è tornata alla normalità. Un altro intervento è stato fatto, sempre ad Acqualagna, nei pressi di una casa di campagna, per favorire l'accesso a una famiglia impossibilitata ad entrare a causa di una piccola frana e del fango.